Farm Edil Toscana è l'ente regionale di coordinamento delle scuole edili, che sono 10 in Toscana, e che si occupa di formazione professionale, rivolta essenzialmente ai lavoratori del settore edile, appunto, iscritti alle casse edili, altrettanto 10 della regione toscana, ce n'è una in ogni provincia. E il Farm Edil quindi è l'ente di coordinamento, nel senso che dà le linee guida sia dal punto di vista didattico della formazione professionale che dà anche dal punto di vista economico, perché ci indirizza su eventuali bandi regionali o anche di tipo nazionale o anche europeo da seguire per poter accedere anche a finanziamenti esterni. Le figure che voi formate sono tante, sono trasversali, quella dell'operaio, in sé l'operaio edile. Si può collocare questa figura all'interno del mercato, della sostenibilità, dell'efficienza energetica o comunque anche dal punto di vista, diciamo, anche pratico, no? Della costruzione. Sì, no, anche intanto la parte pratica è il nostro fiore all'occhiello, perché tutte le scuole edili puntano molto sull'esercitazione pratica, che è la parte, diciamo, completa della formazione in generale, quindi facciamo formazione sia da un punto di vista teorico che pratico, anche per tutti i corsi chiaramente riguardanti la sicurezza. Per quanto riguarda poi più in generale l'evento odierno, si può dire che tutta la parte di formazione per la bioedilizia, le nuove tecnologie, appunto l'edilizia sostenibile, fanno parte del nuovo bacino a cui stiamo andando incontro, per cui siamo i primi a formarci per poi dare la possibilità ai nostri operai, ai nostri allievi di apprendere le nuove tecniche, non soltanto dal punto di vista tecnico proprio, pratico, ma anche poi ai professionisti, per cui architetti, geometri, tecnici in generale.